Ciao ragazze, faccio un video. Volevo presentarvi il famoso album che avevo fatto per primo, ma che voi avete visto come ultimo, diciamo, perché era ancora da finire la copertina e quindi ho fatto la copertina e vi ho fatto vedere la foto e vi avevo anche detto che vi avrei mostrato, diciamo, tutto il contenuto, così come qualcuna di voi mi aveva chiesto su Facebook. Allora, è il primo album che ho fatto in assoluto, come prototipo, non su commissione. Allora, la copertina e devo però essere concisa perché io ho questo difetto che mi perdo nei fiumi di parole, porca miseria, ce la posso fare. Allora, copertina realizzata con il rivestimento di cartoncino fustellato e carta, la carta sotto è una carta che ho stampato io, sia il fronte che il retro, sono carte che stampo, sono file digitali che stampo io. Cosa c'è? Ci sono un po' di chipboard che ho fatto con le fustelle Biggs, tagliando proprio il cartoncino, quello che si usa per fare le copertine. Questo nello specifico è stato realizzato con del cartone riciclato, cioè proprio il classico cartone degli scatoloni, quello che all'interno ha il polionda, non so se avete presente. Proprio le scatole degli imballaggi, qualunque cosa, diciamo, venga imballato, io lo recupero dove è possibile, ovviamente, se non è piegato, schiacciato, bagnato, che a quel punto lì è irrecuperabile. L'ho rivestito con della carta da pacchi, classica carta da pacchi, però che dalla parte perché ha un fronte lucido. Questa l'avevo presa all'IKEA secoli fa. Comunque questo tipo qua ha un fronte lucido e l'interno invece è opaco. Io ovviamente, perché non amo il lucido, l'ho rivestita dalla parte, diciamo, al contrario. Poi cosa c'è? Ci sono un po' di tag che ho preso da carta scrap, rovinate con le forbici, come vedete qua, i bordi sono tutti rovinati con le forbici. Su cui ho attaccato, vabbè, vari fiori, un fustellato di una label di Tmall's, su cui ho messo un altro chipboard che fa tipo lo stendardo con la scritta album, anche questa fustellata con del cartone. E poi vari abbellimenti come un button badge, che voi sapete sono la mia passione, io li adoro. E anche qua ci sono degli enamel dots che ho fatto io, delle brads che ho fatto io. Il bottone non l'ho fatto io. E poi qui c'è una tag, tutta distressata e rovinata con gli spruzzi. Poi ho attaccato questo tondello con scritto Today. E poi qui un pezzo di cartoncino sul chipboard tagliato con una On The Age di Tmall's. E sotto un fustellato con il Doily Lace che è un punch. Poi ho attaccato dei pezzi, diciamo, di un blocchetto vintage che avevo comprato da un mercatino, che ho attaccato prima sul chipboard, cioè l'ho attaccato con il biadesivo e poi l'ho ritagliato con le forbici, perché qua ho proprio solo ritagliato chi riceve, chi consegna, da mettere così. Poi qua c'è una freccetta di legno e qua una chiave in legno. Dovrei avervi detto tutto. Anche questo è un ghirigoro. Questo che vedete qua di fianco è un ghirigoro di Tmall, sì, tagliato con il cartoncino, quello proprio da copertina. E buono. Poi vabbè, spruzzi e vari timbri, chevron che vedete sparsi qua e là. Boh, credo di avervi detto tutto. Se vado avanti così non ce la facciamo in 15 minuti. Allora, prima pagina, l'interno della copertina è questo. La copertina è stata realizzata con il sistema della spiga di pesce, non so se si chiama così. Lo vedete di qua, questo è l'effetto. Vedete, c'è un mezzo pollice tra una pagina e l'altra. Comunque, qui di nuovo carta fustellata, ho messo una specie di patella su cui ho timbrato il manchè con una scritta. Qui c'è dei fustellati,
con delle framelits e un timbro della Stampin' Up, e poi uno stencil appunto della Casey Art che simula i meccanismi, gli ingranaggi di un, e poi qua c'è l'orologio di Tim Holtz. Qui dentro ho inserito appunto questa specie di taschina che ho lasciato ovviamente vuota qua per poter inserire la foto, e a cui ho attaccato questo, questa tag per poterla sfilare. E qui c'è il manchen piccolo con qualche foglia scritto Carpe Diem. Sul retro idem, qualche abbellimento ma solo all'angolare per evitare di occupare lo spazio e lasciare il posto per attaccare la foto. All'interno troviamo un'altra tag dove, che non ho, ho rivestito con della carta, anche questa stampata da me con un file digitale, e dietro la possibilità di mettere un commento, insomma delle scritte a commentare la foto. Qui ho bucato con un punch per poter dare la possibilità di estrarlo, e questa è la tasca. Poi prima pagina anche qua c'è un la vedete? Sì. C'è una tasca che ho realizzato con del craft, cartoncino craft, che è stato timbrato con un timbro bianco della Stampin' Up, perché su cui ho messo un timbro della Technique Tuesday, e poi dei fiori panciati con un punch, con due punch della Stampin' Up. Dentro questa tasca c'è questa tag che viene estratta, un punch che realizza questa forma qui, che ormai è andato in fuori produzione, è introvabile, e ho scoperto come replicarlo con semplicemente utilizzando un cerchio che poi andrà ad essere tagliato sui lati, cioè piegato in due e poi tagliato con un altro pancio più piccolo sui lati, e si ottiene esattamente questo, ma vi faccio poi vedere come. Questa è una carta scrap che ho timbrato un po' con dei timbri che fanno le macchie, dietro invece ho attaccato un blocco di quelli che ho usato anche per la copertina, un po' rovinato e un po' anche qua per scrivere dei commenti sulla foto che dovrebbe andare qui. Poi seconda pagina troviamo anche qua delle carte stampate da me, dove allora la prima si alza con, qui ci sono vari timbri della Stampin' Up, e anche qui una targhetta fatta con un set Stampin' Up che include sia il timbro che il punch. Si apre e anche qui c'è un'altra tag come la precedente, sempre ottenuta con lo stesso sistema, dove dietro ho fatto solo delle timbrate per poter scrivere un commento, e qui il posto per la foto. Anche qui, siccome qua in teoria ci dovrebbe stare anche la foto, non ho inserito grandi cose, ma soltanto questo cuore fustellato con del chipboard, e ho messo una epoxy di resina e una chiave di legno, diciamo sotto c'è una graticola, anche questa fustellata con del craft. Nell'altra pagina, idem. Ho lasciato, diciamo, abbastanza vuota la pagina, sempre perché dovrebbero starci delle foto, e ho messo semplicemente un banner tagliato col chipboard, un fustellato che fa lo scalloppato vuoto. Qui ho messo anche, in questo caso qua, un banner molto grande che ho tagliato con una framelits, e delle epoxy, una più grande e l'altra più piccola, con dei vari adesivi che erano parte di una carta scrap, con scritto family, il cuore, insomma. E qui c'è una brazza. Poi, pagina dopo troviamo quest'altra che ha un innesto, per cui questa pagina qui vuota con macchie varie molto tenui, e poi semplicemente una tag con un timbro della L'Encre L'Image. E anche qui tutto vuoto per poter lasciare lo spazio per mettere le foto. L'innesto, idem, ho messo due tipi di carte diverse. Qui per aggiungere la foto c'è un timbro di chevron, cioè delle punte delle frecce a ripetizione, poi c'è un fustellato di un fiore, qualche timbro di punti di pois e macchie, e poi un epoxy
con scritto as. Sotto ho lasciato questa carta in questo modo qua per poter scrivere dei commenti con le righe. Idem per l'altro retro, per il retro, non l'altro, perché il retro ce n'è uno solo. C'è un banner su cui ho messo due epoxy, una più grande e una più piccola, con un banner più piccolo. Anche qua sono, queste sono carte stampate da me. E sotto la stessa cosa per poter scrivere dei commenti alle foto. Poi si passa dall'altra parte. È un album abbastanza povero, era il primo che facevo, quindi insomma non avevo tanto bene le idee chiare su come farlo, ho buttato dentro un po' di tutto, poi diciamo che insomma sono migliorata poco, però un pochino sono migliorata. Comunque questo ve lo faccio vedere perché secondo me fa parte, diciamo, del mio percorso di crescita. Qui ho lasciato la pagina completamente vuota perché immaginavo una foto molto molto grande, quindi non ho fatto decori. L'innesto che vedete qua include una tasca che ho messo con della carta scrap, però scusate, della carta craft, però a tema, quindi cioè colorata, su cui c'è un fustellato di una Polaroid Mignon, su cui ho scritto create, e la fustella di un bacio. Questa tasca include anche qui una tag che ho, diciamo, a cui ho realizzato la tag per estrarla, sempre con lo stesso sistema che vi ho detto prima, e qui ho lasciato vuoto per chi volesse inserire delle foto. Giriamo dall'altra parte, idem, sempre carta craft come la precedente. E anche qui c'è la tasca che prende i colori, però con una carta che ho stampato io, dove ci sono dei chipboard e qualche semplice bottone. Qui ho realizzato una tag un po' alternativa, nel senso che ho creato la tasca per la tag, quindi da mettere dentro. Dietro è vuota, sempre con carta che ho stampato io, per eventualmente attaccare delle foto. E qui c'è la taghina con dietro la possibilità di scrivere dei commenti, che poi ho, diciamo, rifinito con del nastrino di cotone che riproduce il centimetro e che andrà, diciamo, dentro e poi nella taschina. Qui anche non avevo ancora i fiori, quelli di carta, quelli insomma fatti un pochino più, quelli imbossati, quindi ho usato i punch che avevo a disposizione. Dall'altra parte troviamo una pagina dove ho messo semplicemente dei timbri, ho fustellato la scritta Moment con una fustella della Casey Art, questa è una fustella della Dynamics che fa questo fiore, al cui centro ho messo l'enamel dots. Qui c'è una tasca che nasconde la possibilità di tirare fuori una tag, a cui non ho messo l'affarino perché c'era già il buco per poterla estrarre. Qui lo spazio per una foto e dietro ho scritto journaling notes con una macchina da scrivere per dare la possibilità di mettere dei commenti. L'altra pagina a cui ho inserito una label con un timbro di Antor Art, mi sembra, che ho timbrato prima col bianco e poi col marrone per dare questo effetto ombrato. E sotto c'è la graticola famosa della Memory Box che mi piace tanto e qualche farfallina e un enamel dots. Anche qui c'è una tasca, l'ho passata con uno stencil e col punch pucciato di bianco. Qui c'è uno dei miei tappi. E dentro la tasca c'è questa taghina anche qua per poter inserire dei commenti, qualche foto piccola, insomma quello che si preferisce. È stata decorata qui in fondo, sempre per lasciare lo spazio per mettere la foto, con il film strip di Tim Holtz che riproduce appunto la pellicola dei film e un piccolo ombrellino. E poi c'è il looping ring di Memory Box che ho messo così come decoro. Poi dall'altra parte troviamo un innesto solo parziale con della carta scrap, questo giro, dove al fondo ho messo un fiore, anzi due fiori, una bicicletta in legno, qualche banner e di nuovo una enamel dots con la scritta Always.
e qui c'è un rametto, questa si apre, qui ovviamente si può mettere una foto, questa si apre e qui anche c'è la possibilità di inserire una foto. Idem per qua, dove ho solo aggiunto un fustellato con scritto zoom per non renderlo troppo pesante. Invece da questa parte qua ho diviso gli innesti in due, per cui anche qui ci sono, c'è la scritta zoom in bianco, il fiore con l'acchina fotografica di legno, piuttosto che una targhetta in chipboard per anche qua eventualmente aggiungere foto. E queste due si aprono così, le ho lasciate completamente vuote anche se rivestite con la stessa carta. Dopodiché qui troviamo con un timbro di art, un fustellato di una freccia, qui c'è di Little B, qui c'è una specie di banner su cui ho scritto observation e ho timbrato la macchina fotografica, anche qua ipotizzando di mettere una foto molto grande. Si chiudono e si arriva all'ultima pagina, che ho lasciato anche qua completamente vuota. Vedete questo, quando poi vi mostrerò gli album che ho fatto dopo, vedrete l'abisso che c'è tra questi e tra questo e il secondo che ho fatto, perché diciamo ogni cosa nello scrap, ma in tutto credo nella vita, ha bisogno diciamo di essere metabolizzato e poi concepito anche in modo più ricco, il più è iniziare, anche se all'inizio effettivamente uno non si azzarda magari a fare diciamo dei lavori troppo impegnativi perché non è certo del risultato. Quindi in questo caso qua non ho usato il gesso, non ho usato sostanze materiche perché non ero ancora molto capace a farlo, non che adesso lo sia, però un pochettino mi sono impratichita. Infatti qui troviamo di nuovo una tasca molto semplice fatta con del cartoncino craft in cui ho inserito appunto questa tag. La copertina del retro si conclude con un altro innesto di questo, come il primo, dove che è fermato da questa patella su cui ho fatto delle timbrate. La taschina è questa, qua c'è la tag per estrarla, due fustellati rotondi scalloppato e cerchio liscio con scritto BU un nastro, chiamiamolo così, ottenuto con un punch che fa il doppio buco, e qui c'è una fustella che io adoro, che è quella del lampione, e poi sotto uno svirgolo dei miei. Dietro troviamo anche qua la scritta moment, qualche fiore con la foglia, e molto semplice perché anche qua si presuppone che ci siano da mettere delle foto, e poi la tag interna, anche qua con una carta che ho stampato io, foto, e dietro i commenti. Dovendo fare un album di cui non avevo foto, non ho potuto diciamo realizzare le pagine in virtù delle foto che ci volevo applicare perché non le avevo, e quindi ho dovuto lasciare la cosa un pochino più libera per chi eventualmente dovesse farlo in un secondo momento. Io ho questa è il retro, dove ho messo una label che ho scritto fatto a mano da Cristina Sales, e una cancellata perché probabilmente questa fustella era arrivata quel giorno lì, la dovevo sperimentare, non sapevo dove metterla e l'ho messa qua. E non so se sono stata nei 15 minuti, non credo, mi sa che dovrò tagliare un casino. Vedete che c'è, cioè già qua vedete la differenza tra l'interno e l'esterno, perché questa l'ho fatta parecchio tempo dopo, e qui ero già un pochino più smaliziata, mi sono lanciata con gli spruzzi, c'è del gesso qua sotto, ho pitturato anche i petali dei fiori con un pennellino imbevuto di gesso, insomma, mi sono sbizzarrita un po' di più. Fammi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazze!